la sigla era me puttana in capo. Bisognava lavorare, ma tanto eravamo anche giovani, aiutavamo a portare anche la terra nei campi. È vero, non è una stupidata, è vero. Dopo si metteva patate, si metteva sigla e la sigla faceva il pane, si faceva il pane. Nei primi anni del secolo scorso e fino a sicuramente qualche decennio dopo la Seconda Guerra Mondiale, in tutti i territori qui sopra l'Ombro, sopra Galeno, sopra Doverio, anche verso Cortenedole e Vico, tutto il lato, il versante sulivo della baratta di Cortono, che è molto molto sulivo, erano tutti campi a terrazzamenti, tutti fatti con i muri che sostenevano le terrazze, e venivano coltivati a patate e segale. Ogni anno si cambiava, quell'anno dove c'era la segale dopo si mettevano le patate, e il contrario, fin su a 1400, 1500 e anche forse 1600 metri quasi sopra verso il Monte Padrio. C'è un detto che dice che a Santa Croce, quest'anno Santa Croce è stata pochi giorni fa, a fine aprile, la segale deve avere la spiga, infatti ecco le spighe. È già bella alta, è già a circa un metro e venti, 1,30, 1,50, e questa è una zona dove molti anni fa c'erano molti campi di segale. Negli ultimi anni adesso ormai era sparita, ma alcuni hanno ripreso questa tradizione di seminare la segale per poi raccogliere il frutto a agosto, settembre, e per poi macinarlo nel nostro mulino e avere la farina per fare il pane di segale, il pane nero. Adesso da 2 o 3 anni la Regione Lombardia ha anche promosso delle manifestazioni per recuperare queste tradizioni, e infatti sono 3 anni che viene organizzata una giornata transfrontaliera per tornare alle origini, per parlare della segale. Questa segale che vedete qua, bellissima, è una semente che arriva che è stata trovata nella casa di un anziano di Doverio, e sono già 3 o 4 anni che viene seminata, e ogni anno poi una parte viene macinata e una parte invece viene conservata per fare la semente per l'anno dopo, e si ottiene un prodotto molto interessante, di qualità eccezionali, e si ottiene alla fine un pane che veramente è una favola. Ancora oggi ci sono una quindicina di antichi forni, tra i quali ce n'è uno ancora in pietra che si presume risalga sicuramente a prima del 1700, forse anche del 1600, in una casa molto antica che stiamo cercando, come Vicinia, con l'aiuto anche del comune, di recuperare e di acquisire il patrimonio di questa associazione. E i forni che abbiamo messo in uso negli ultimi anni sono 3, e anche quest'anno ad ottobre riprenderemo la produzione del pane nero, che grazie a un paio di persone, di signore di Doverio, che si sono interessate per il recupero dei forni e il recupero di questa tradizione, e possiamo dire che i risultati stanno arrivando. E anche quest'anno chi vorrà vedere potrà venire, mi sembra che sarà verso fine ottobre, a vedere e partecipare a questa importante festa del pane nero. E questa segale che vedete qui, che è stata seminata, come dicevo prima, nel mese di ottobre del 2017, raggiungerà la maturazione nel mese di luglio, e verrà tagliata a mano, perché è una segale totalmente biologica, verrà tagliata a mano dai contadini. Ma lo faceva tutti i giorni il pane? No, una volta al mese. Una volta al mese, perché era grande questo. È grande, faceva fare a due forni. Anche due. Facevate il pane col buco? C'aveva il buco il pane? No, faceva proprio la pagnocca. La pagnocca. Bella grande. Era buono? Sì. Per fare un regalo a un ragazzo una volta, comprare un pane.
pane di... Di formento, perché qua erano solo... Segali. Segali. Per fare un regalo, portare un panino... Adesso piace più quello di segali. Un panino di... del formento... Un pane. Era un regalo. Non c'erano le sigarette, c'erano le caramelle. No. C'erano le caramelle. Non si è mai viste le caramelle. E torte? Ne ha torte. Non faceva la torta la mamma? Tirata fuori il pane, sì, non faceva la torta? Sì, una volta ogni tanto, sì, ma poche volte. Le torte? Non facevano le torte quando facevano il pane. No, non facevano. Per sopravvivere. No, eravamo poveri. Eravamo poveri, poveri.